È giusto cominciare col distinguere la democrazia degli antichi da quella dei moderni. Quella degli antichi considerava il popolo, democrazia vuol dire il potere del popolo, considerava il popolo come una parte che si contrapponeva a un'altra parte della città, cioè la parte dei molti e dei poveri che si contrapponevano ai pochi ricchi. Quando il contadino viene portato via dalla campagna, portato dentro la fabbrica, comincia a capire, anche perché c'è al tempo stesso la predicazione socialista, comincia a capire che la condizione per cui c'è un padrone e un lavoratore salariato è una condizione reale, ma non naturale, è una condizione storica che può essere modificata dall'azione politica. Naturalmente, davanti a questo status di cose, la reazione borghese può essere di chiusura, e sarà il pensiero conservatore, oppure sarà una reazione più aperta, più progressista, sarà il pensiero borghese riformista, democratico. L'idea di fondo della democrazia è la politica è opera dell'uomo e dunque è modificabile, non è come tale voluta da Dio né dalla natura. Questo concetto moderno nella democrazia diventa un concetto materiale, cioè possiamo cambiare le cose. Naturalmente, tutto ciò, possiamo cambiare le cose, non è sufficiente perché le cose cambino. O comunque sia, perché cambino nella direzione auspicata. L'Europa non riesce a diventare democratica in quanto Europa. Certamente, dalla fine dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale si pongono le condizioni per una importante democratizzazione delle strutture degli stati liberali. Certo, in Italia pensiamo all'età giolittiana, in Germania pensiamo alla stessa opera di Bismarck che dopo tutto introduce le assicurazioni sociali e il suffragio maschile universale. Eppure la democrazia non sfonda, non sfonda e viene al tempo stesso travolta e resa necessaria dalla Prima Guerra Mondiale. Travolta perché la Prima Guerra Mondiale non è certamente una guerra democratica, né nelle sue origini, né ovviamente nel suo svolgimento. Eppure viene resa necessaria perché la Prima Guerra Mondiale è una guerra di mobilitazione universale delle società, in concreto le società, le masse umane, già portate dal capitalismo dentro il processo politico, le masse umane nella Prima Guerra Mondiale vengono portate in trincea, vengono armate, vengono portate alla morte. I sopravvissuti, i morti sono tantissimi, ma molti di più sono i sopravvissuti non possono tornare alla condizione precedente. Non è una restaurazione della Belle Époque, è impossibile. Se non che nel passaggio dallo Stato liberale monoclasse, cioè dove comandava una sola classe, la classe borghese, allo Stato delle masse, che è quello che si rende necessario dopo la Prima Guerra Mondiale, quel passaggio non lo fanno le democrazie, lo fanno i fascismi da una parte e il comunismo dall'altra. Le democrazie vengono, l'impianto delle liberal democrazie ottocentesche che si erano trascinate fino al Novecento, quell'impianto non regge l'ingresso delle masse nel circuito sociale e politico. Ripeto, un ingresso che era stato determinato prima della guerra dall'enorme sviluppo del capitalismo e durante la guerra dalle esigenze militari. Le liberal democrazie muoiono in modi diversi, in tempi diversi, muore anche lo zarismo che non era per niente una liberal democrazia e le masse nel Novecento, dopo la Prima Guerra Mondiale, nel Novecento le masse sono masse gestite, organizzate da forze politiche
non liberale. In Russia comuniste, in Italia fasciste, in Germania c'è una bella, breve, molto breve parentesi democratica, la Repubblica di Weimar, che vive una vita brillante intellettualmente e stentata politicamente, viene travolta, non regge la crisi del 29 e la Germania, cioè il paese più evoluto d'Europa, non riesce a far vivere una democrazia. Nel 1933, come sapete, la Germania cade nelle mani di un abile criminale politico che se la prende tutta, sostanzialmente. Se noi guardiamo l'Europa, nel 1939, un giorno, l'ultimo giorno d'agosto, l'ultimo giorno di pace, insomma, vediamo che in Europa le democrazie sono la Svizzera, che è una democrazia di risulta, cioè la Svizzera serve a tutti e quindi nessuno la tocca, però ha un impianto fortemente oligarchico. Sono la Svezia e la Norvegia, cioè paesi d'area assolutamente eccentrica e sostanzialmente esterni alla politica europea. Era democratica la Cecoslovacchia, ma nel 38 finisce, tra il 38 e il 39 finisce la propria esistenza politica. È democratica la Francia sull'orlo del collasso, nel senso che la Francia è democratica, certo, ma è, come si vedrà a partire dal 1940, è pronta a essere uno stato fascista anch'esso, o comunque uno stato pesantemente tradizionalista. Ricordiamo sempre che la Francia è il paese più di destra che c'è in Europa, dove c'è una destra potentissima perché è il paese in cui è stata fatta la grande rivoluzione, cioè dove è nata il radicalismo moderno e al tempo stesso è nato l'antiradicalismo. La Spagna è caduta, no? Nell'aprile del 39, Madrid viene presa dalle truppe di Francisco Franco, l'Italia lo sappiamo, la Grecia è una dittatura fascistoide, anche se l'Italia le dichiara guerra, non è che la Grecia è democratica per il solo fatto che l'Italia le dichiara guerra. La Polonia, a cui la Germania fa la guerra a partire dal 2 di settembre, è un regime di destra. Ripeto, non basta essere aggrediti da un paese di destra per potersi definire di sinistra. La democrazia non c'è in Europa. E come, a seconda di come poi sarebbero andate le vicende militari, l'Europa sarebbe stata o un'Europa comunista o un'Europa nazista. E così non è andato perché? Perché fra i molti nemici che ha evocato, Hitler si è trovato davanti appunto da una parte un regime a lui ostile, ma certo non democratico, come il regime comunista, e dall'altra si è trovato davanti le democrazie anglosassone, che sono quelle che hanno riportato la democrazia in Europa. Una democrazia anglosassone che poi si è andata ad innestare sopra quel po' di tradizione democratica che esisteva nei paesi europei, quella tradizione democratica che era stata sconfitta, se ben chiaro, era stata sconfitta dal fascismo. Nessuno nei paesi europei che vengono liberati dal fascismo, nessun democratico in quei paesi pensa che si possa tornare alla stentata e sconfitta democrazia prefascista. Nessuno fa la resistenza per tornare a Nitti o per tornare
a Giolitti. Le democrazie nuove che nascono nel nuovo Occidente, no? Il vecchio Occidente è morto con i fascismi. Il nuovo Occidente, quello che viene non da Est, come l'Occidente hegeliano, spengleriano, quello che viene dagli Stati Uniti, quel secondo Occidente, porta una democrazia, diciamo così, da sbarco. Ecco, gli stati europei poi declinano la democrazia un po' come vogliono loro, secondo tradizioni nazionali, ma certamente, bisogna riconoscere che l'Europa che ha inventato tanto il liberalismo quanto la democrazia li aveva perduti entrambi. Li aveva perduti entrambi. È stato necessario un intervento dal mare. Le potenze della terra non sono state capaci di conservare quello che avevano creato. E così siamo arrivati alla democrazia che voi no perché siete giovani, ma insomma quella che ho visto io, quando ero giovane io. Qualche cosa che si può definire o liberal democrazia o socialdemocrazia, a seconda di chi vinceva le elezioni sostanzialmente. Ecco. Ovvero sia quella struttura politica le cui caratteristiche sono certamente l'impianto liberale delle costituzioni, cioè al principio ci sono gli individui con i loro diritti, però c'è anche l'esigenza sociale e politica che gli individui vengano veramente messi nella condizione di fiorire, non soltanto vengano lasciati liberi, ma vengono messi nella condizione di fiorire, cioè che in qualche modo si formi qualche cosa che si può chiamare stato sociale, no? Questo fino dal documento Beveridge del 42, no? Laburista inglese, e poi Tom Marshall con il concetto di diritti sociali, siamo sempre in Inghilterra, e poi gli impianti costituzionali, no? Certamente c'è questo impianto liberale, ma c'è appunto l'idea che le libertà liberali devono trovare una sostanza materiale di massa, una sostanza materiale di massa. E questo implica che l'economia sia un'economia capitalistica, ma mista, tanto con capitali privati quanto con intervento diretto dello Stato nel sistema produttivo. L'Italia è stata ad economia mista fino agli anni Ottanta, no? Attraverso l'IRI, che esista, oltre a ciò, una capacità dello Stato di tenere un equilibrio fra i poteri economici imprenditoriali da una parte e le masse operaie e contadine dall'altra.